Bentornati su Talking Page e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un libro che mi è piaciuto un sacco, un libro di narrativa, ma l'avrete già visto dal titolo, non è un gran mistero, e quindi passo subito a parlarvene. Figlia del silenzio di Kim Edwards. Io passo subito a parlarvi della trama. Siamo nel 1964, quindi rendiamoci un po' conto di come erano allora le cose. Un dottore e sua moglie in preda alle doglie arrivano attraverso una bufera di neve finalmente allo studio medico dove lei deve partorire. Il medico che deve occuparsi di lei non riesce ad arrivare, ha un incidente, quindi si ritrovano loro due, il dottore, la moglie e un'infermiera espertissima che ha una specie di cotta anche per il dottore in questione. Si ritrovano lì a dover assistere questa donna che partorisce. Cosa succede? Nasce un bambino, sembra andare tutto bene, il bambino è sano, tutto ok, se non che spunta un altro bambino. Qui sì, sono due gemelli, però questa volta è una bambina. Appena questo dottore la vede, si rende conto che purtroppo questa è una bambina affetta dalla sindrome di Down. Quindi erano tempi in cui questa cosa veniva vista come una disgrazia, come qualcosa da mettere da parte, nascondere, non è mai successo. Cosa fa quindi questo dottore, che poi verremo a sapere anche in parte perché prende questa decisione? Approfittando del fatto che sua moglie è stata sedata, quindi dorme, affida questa bambina all'infermiera e le dice di portarla in un istituto che a quell'epoca era uno dei tanti istituti dove si mettevano i bambini Down. Questa infermiera cosa fa? Accetta, suo malgrado, col cuore spezzato, ma la porta a questo istituto. Arrivata lì, si rende conto che il posto è semifatiscente, di come vengono trattati appunto gli individui affetti dalla sindrome di Down, e fa una scelta incredibile. Decide di tenere la bambina con sé. Mi fermo qui perché sennò vi svelo troppe cose. Comunque questo è un po' l'intro del romanzo, è un po' quello che c'è scritto sul retro di copertina, quindi non ho spoilerato nulla. Vi dico solo un'ultima cosa: nel frattempo il marito dice alla moglie che sono nati due gemelli, ma che la bambina è morta. Cosa orribile da fare. Questo tipo di bugia non è una sciocchezzuola. La verità viene sempre a galla, sarà solo questione di tempo. Per dirvi solo qual è l'atmosfera del libro, è che questa donna che crede che la gemella sia morta andrà avanti in uno stato quasi semipermanente di lutto, con una tristezza nel cuore perché ha perso un figlio, e questo marito si porterà dietro questo rimorso, questa bugia che ha detto, che ha raccontato alla moglie, e questa cosa inevitabilmente li porterà ad allontanarsi sempre di più. D'altra parte vediamo questa infermiera che ha tenuto con sé la bambina, e nemmeno lei può vivere bene perché si è trovata in una situazione in cui ha dovuto fare una scelta e ha scelto per il bene della bambina, ma c'è sempre questa gigantesca bugia che incombe su questi tre personaggi, che accompagna, permea un po' tutta l'atmosfera del libro, ecco, questi stati d'animo che di certo non si possono definire di serenità, di superamento di qualcosa di brutto che è avvenuto, perché è sempre una cosa che rimane lì, che galleggia sopra di loro. È un bellissimo ritratto di una famiglia, infermiera compresa, perché proprio per il fatto che tiene con sé la bambina diventa parte della famiglia, diventa una specie di zia che ha adottato la bambina, sebbene nessuno lo sappia. Si parla del tempo che passa, dei ricordi, di come uno tenti di lasciarsi il passato alle spalle e cerchi di guardare al futuro, ma questo passato è talmente pesante a volte, specie perché è permeato di questa bugia, di questa assoluta menzogna che è orribile, e che incombe sempre alle spalle di questi personaggi, nonostante loro si sforzino in tutto e per tutto di guardare avanti. Tutti i personaggi sbagliano a modo loro, ma lo fanno perché sono profondamente umani, ed è qui anche la bravura, sta qui la bravura dell'autrice, che applausi, perché riesce a mettersi nei panni di ogni singolo personaggio e di farci vedere come lui vede il mondo. Quindi noi abbiamo questo ritratto corposo, complesso, di tutti i punti di vista di questi personaggi, e francamente non possiamo puntare il dito su nessuno, non possiamo dire: ah, è colpa sua, non è una telenovela di quelle stupide.
è veramente un ritratto dove è difficile dare anche un ruolo, come si può fare magari in qualsiasi film, di dire lui è il cattivo, lui è il buono, e lei è la santa, e lui è il santo. No, non si può fare così. È l'insegnamento che certe volte, quando cerchiamo di scappare da un problema, di seppellirlo, di buttarlo via senza volerlo affrontare, quel problema molto spesso si ripresenterà e comunque ci tornerà in mente di continuo e non ci darà la pace che invece avremmo avuto affrontandolo in modo migliore. Non solo noi ci ritroviamo a vestire i panni di una madre che ha perso un figlio, di un padre che deve mentire, di una infermiera che lotta contro la decisione bruttissima di un padre che vuole abbandonare la figlia, e ci ritroviamo anche all'interno di una famiglia che viene a sua volta descritta, insomma tutte le dinamiche familiari che vengono descritte, in modo da farci capire una volta per tutte che la famiglia del Mulino Bianco non esiste. Ogni famiglia ha le sue problematiche. In questo caso abbiamo questa gigantesca bugia che continua a girare attorno a questa famiglia e nessuno trova pace, e la famiglia viene alla fin fine descritta come una specie di nucleo che va via via disgregandosi, specie se non ci sono cose chiarite, ci sono segreti nascosti, ci sono stati d'animo che non vengono alla luce, ognuno sta nel suo mondo credendo di sapere cosa pensa l'altro, e alla fine poi ci si accorge che noi non possiamo leggere nella mente altrui. Quindi la miglior cosa è parlare, dire come ci si sente, cercare di avere un confronto. Non sempre è facile, chiaramente è facile così fare della retorica semplicistica, però è questo poi lo sforzo che bisogna fare per avere una famiglia più unita. Quindi niente da dire su questo romanzo, consigliatissimo, scrittura stupenda, analisi dei personaggi eccellente, infatti è bello corposo ed è corposo per un motivo. Arriverete alla fine di questo libro arricchiti senz'altro e anche profondamente commossi. Bellissimo, consigliato, leggetevelo. Io qui ho finito, spero di avervi dato un altro piccolo spunto per quanto riguarda il genere narrativa. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato questo video e vi aspetto come sempre alla prossima. Ciao bella gente!